wonder why we're here? It's one of life's great mysteries, isn't it? Why are we here? I mean, are we the product of some cosmic coincidence or... In occasione della Digital Week, Ulm ha ospitato il primo Machinima Festival italiano. L'evento, organizzato dagli studenti del Master in Game Design, ha proposto una retrospettiva di Machinima realizzati da artisti internazionali. Forse non tutti sanno che è possibile realizzare cortometraggi digitali con i videogiochi, come The Sims, come Grand Theft Auto, eccetera. A presentare le opere ci sono Gemma Fantacci e Laura Carrera, che hanno curato l'intero programma e che ci raccontano brevemente il senso dell'operazione. Per l'organizzazione abbiamo deciso di dare un ordine alle opere e proiettarle in modo tale che creassero un percorso unico che potesse partire dall'introspezione con l'individuo e poi arrivare fino alla fine con il rapporto che l'individuo ha con la società nella quale si trova. Le opere sono diverse e trattano, anche se argomenti molto simili, alla fine è una visione molto differente che permette di vedere diverse fasi dello stesso dilemma che strugge l'autore o gli autori in questo caso. La realizzazione di un Machinima può sembrare apparentemente semplice perché viene utilizzato un materiale già esistente, un videogioco. Ma la chiave per realizzare una tale opera artistica è quella di hackerare il videogioco, far sì che il materiale non sia più un prodotto appartenente ai designer, ma farlo proprio e modellarlo, riassemblarlo in modo tale da esprimere la visione dell'artista o di chiunque voglia intraprendere e cimentarsi nella produzione di queste opere. Il videogioco è uno strumento malleabile che può essere diviso in tante piccole parti ed unite per creare un discorso critico sull'individuo e la società di oggi, in tutti i suoi temi ed in tutti i suoi problemi.